If you smell what the rock is cooking, the rock says, the rock says, the rock. Ehi là, salve a tutti! Sono qui sul ring ora per condividere con tutti voi la mia felicità. Voi direte, ma ieri sera hai perso, come fai ad essere felice? Beh, sapete, non mi importa nulla di ciò. La cosa importante è che la Margherita si sia ripresa dal suo infortunio e che da ieri sia tornata qua con noi in pianta stabile. Per cui io direi di accoglierla con un grande applauso, mentre farà il suo ritorno in questo ring, no? Visto che sta proprio per fare il suo ingresso... Salve a tutti! Io sono Mr. Morì. Colui che ha dominato l'evento di ieri sera. Ma questo credo che tutti voi lo sappiate già. Ehi, bocchino! Perché mi pari così adirato? O perché hai interrotto qualcosa di importante? Oh, mi dispiace. Non mi dirai che anche questa volta ti ho rovinato la serata. Sai, Andrea, in realtà io ti stavo aspettando. In realtà io non vedevo l'ora che venissi qua col tuo enorme ego a rompermi le palle. Ed ora che sei qui posso dirtelo, caro Mr. Morigi, sei caduto in pieno nella mia trappola. Ehi ragazzi, su forza, fate scendere la gabbia, che è ora di dare una lezione come si deve a questo ciarlatano. A sorpresa dunque salta fuori uno steel case dove Bocchino intrappola Mister... Ma che succede? È buio nell'arena! Incredibile! Ci sono Rami e Zidane ora nel ring! Mister Morigi con i suoi abili poteri è riuscito a trasferire i suoi due scagnozzi all'interno della cella al posto suo! Questa è una mossa che davvero Bocchino credo non si aspettasse e ora la sta pagando. Infatti i due adepti dell'uomo male stanno sottoponendo il malcapitato Bocchino ad un autentico pestaggio. DDT di Rami e poi un calzone di Zidane. E per Bocchino la serata si mette davvero male ora. Ancora i due proseguono in un pestaggio e ancora DDT di Rami, non pago. Eh sì, questa volta Mister Morigi ha davvero giocato un tiro mancino a Bocchino, il quale pensava di ottenere una contesa pulita all'interno della cella, ma così non è stato. Ed ora, reverse stio di Rami che schianta a terra il povero Bocchino. Ancora il pestaggio che continua, ormai questo non è un match, è un'autentica tortura. DDT di nuovo, è la terza della serata. Shining Wizard di Zidane che colpisce con un calcio al volo
Il malcapitato bocchino è ancora Rami che infierisce con una DDT e ora cosa fa? Attenzione perché scopre il turbuckle! E qui per Bocchino si metterà davvero male, forse l'intenzione di Rami è chiara. Prova una reazione ora Bocchino atterrando Zidane, ma nulla da fare, è Rami che si porta su di lui. Ed attenzione, ora proprio Rami, come dicevamo, porta Bocchino sull'angolo scoperto e lo colpisce contro il ferro e la fronte di Bocchino inizia a sanguinare copiosamente. Ancora Rami esegue un'altra DDT, ma è ora di nuovo buio e Mister Morigi riprende possesso del ring dopo il pestaggio inferto dagli adepti, è lui che riprende il controllo della contesa e ora passeggia su ciò che è rimasto del povero Bocchino. Chokeslam, schiantato a terra, e per Morigi ora una facile vittoria è alle porte. Bocchino pare non averne più. Mister Morigi sta per emettere la sua sentenza. Tombstone, Pile Driver, scorrono i titoli di coda. Bocchino nemmeno questa volta con l'utilizzo della gabbia è riuscito a prevalere sull'uomo male. 1, 2, 3, Mister Morigi vince. And the winner, Mr. Morigi! Bocchino, pare che le cose non siano andate decisamente come avevi pianificato. Davvero pensavi di potermi fregare con questa ridicola trovata della gabbietta? Sei patetico. Io sono Mister Morigi e mettiti bene in testa, ridicolo muncolo, che tu non vuoi nulla contro di me. Ehi Bella, ieri sera sono stata magnanima ed ho deciso di lasciare spazio al rematch giustamente invocato da La Margherita. Ma sappi che da ora in poi non lo sarò più. D'ora in avanti non mi farò più da parte, per cui goditi pure quella cintura ancora per qualche giorno, perché la settimana prossima il tuo tanto declamato regno finirà e quella cintura finalmente giungerà intorno alla mia vita. Sino ad allora, stammi bene, campionessa dei miei stivali. Can you dig it, sucker? Sucker!
The WWE Champion still here. Lo so, branco di guitti. Pensavate tutti che il vostro amato rapper si riprendesse questo titolo ieri sera, ma la realtà alla luce dei fatti è un'altra. Alex il rapper non riuscirà mai più a riprendersi questo titolo. Perché? Semplice, perché io sono migliore di lui e sono sempre stato migliore di lui e lo sarò. E chi può dire meglio ciò se non io, che sino a qualche settimana fa mi dovevo sobbarcare il peso di avere un tag team partner del genere solo per mantenere quei titoli. Perché, mettiamolo in chiaro, lui era il genito del team, non io. Comunque basta parlare del passato e parliamo del presente, anzi del futuro. Ed il futuro è King Cecca campione. E questa sera, qui su questo ring, rendiamo omaggio al più grande campione di sempre, ovvero io. E siccome io sono un campione buono, anche se non ve lo meritate, lascerò che tutti voi presenti possiate partecipare alla mia celebrazione. Or dunque, fate entrare i messeri di corte, che squillino le trombe in omaggio al vostro re, perché... Ehi, principino, vacci piano! Ieri sera tu hai barato. Solo per questo sei riuscito a battermi, per cui ora, se hai le palle, battimi in modo onesto e corretto, se ci riesci, e dimostra a tutta questa gente che meriti quella cintura che hai ora in mano. Dimostrare? Io? Devo dimostrare qualcosa a questa marmaglia qua presente? Che non sa nemmeno chi sia l'esoso Camillo Sith? Ma non farmi ridere, io non ho nulla da dimostrare a loro. Tuttavia, se proprio hai voglia di farti ancora del male, avanti. Ti concedo un'ultima possibilità, così potrò levarti dalle mie scatole una volta per tutte. Con immenso piacere, vedrai che non avrò bisogno di altre opportunità, perché entro il termine della puntata quella cintura sarà di nuovo nel giusto posto dove stare. Ovvero, intorno alla mia vita. Vai in scena dunque un inaspettato main event, un match per il titolo tra King Cecca e Alex il Rapper. Ma attenzione, che succede? King Cecca esce dal ring e prende la sua cintura. L'arbitro prova a dirgli qualcosa, ma King Cecca affonda un colpo su Alex il Rapper e scatta la squalifica. Incredibile! E così King Cecca mantiene la sua cintura nonostante la sconfitta. Mossa che può essere considerata astuta questa del re, ma del tutto disonorevole. Incredibile dunque, con questo finale amaro che lascia aperto innumerevoli interrogativi, si chiude la nona puntata. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao!